Allora, non è né un momento formale né niente, come ha detto il sindaco, il nostro amico di famiglia Nicola Cristaldi, è un momento per far ridere Pino Bruno dall'assù, che ci ha dispensato una marea di risate, e quindi lo facciamo ridere, chi ha 20 kg in più, chi non ha mai giocato, così, quindi non vuole essere una commemorazione, ma vuole essere un momento di aggregazione, e mi fa piacere che siamo insieme. Tanti amici, a prescindere dalle collocazioni politiche, dalle professioni, eccetera. Stare qui tutti insieme per me è veramente un motivo di orgoglio. Teresa, vieni da questa parte. È veramente un motivo di orgoglio. Allora, la famiglia Bruno è rappresentata, i miei fratelli, vi porto subito i miei fratelli che sono fuori. Non ci sono tanti rappresentanti della mia famiglia per motivi diversi, ma tutti vi abbracciano e vi salutano. La famiglia Bruno ha pensato di ringraziare chi oggi partecipa al ricordo di Pino Bruno, ma prima naturalmente di dare queste targhe e di giocare, il tempo sembra clemente, vorrei che il nostro sindaco, il presidente Cristaldi, dicesse due parole. Con piacere, con piacere. Devo dire che effettivamente Pino in questo momento sorride e magari ricorda i suoi momenti legati al mondo dello sport, al mondo del calcio e soprattutto legato ai tanti appassionati che nel tempo si sono occupati di calcio locale anche con una sorta di ironia, perché tutti vogliamo ricordare Pino Bruno come un bel calciatore, come un bel personaggio della storia calcistica della nostra città, ma anche lo vogliamo ricordare come una persona gioviale che di fronte a qualunque situazione trovava sempre l'argomento anche ironico per tirar fuori da un problema un singolo soggetto o una comunità. Questa idea della partita è una veramente bella, perché credo che sia una forma che piace sicuramente al nostro Pino Bruno, e mi piace che c'è gente che ha accettato l'invito della famiglia Bruno di partecipare a questa squadra che si combatte non soltanto contro un avversario, ma anche e soprattutto contro coloro che sono sfiduciati della vita, che magari vivono il nostro tempo ogni giorno con problemi e diventano sempre meno ottimisti e sempre più pessimisti. Invece questa partita di calcio è un omaggio all'ottimismo, a quel personaggio che era veramente un interprete e un protagonista dell'ottimismo. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti, non facciamo discorsi ma andiamo a giocare. Comunque mi preme sottolineare a nome della famiglia Bruno il ringraziamento vivo, oltre che per gli amici, c'è qua il maestro Pietro Vellutato, Santino Mannarà, tutti coloro che rappresentano le vecchie glorie del calcio, Mastro Antonio, ma ci sono anche gli amici conosciuti per strada nella professione, gli amici del Consiglio Comunale, i loro congiunti, i loro familiari che ho avuto modo di apprezzare e che sono stati sempre tutti vicino a noi, e tutti coloro i quali naturalmente sono qui con noi. Abbiamo pensato come famiglia delle fesserie, la diamo al sindaco, questa è una targa che la famiglia Bruno dà al sindaco. Ringrazio il Consiglio Comunale, delle persone, il presidente Vito Giacalone, del presidente della Commissione Sport Vito Cangitano, scusa, il presidente della Commissione Sport Pietro Ingargiola. Qui c'è la targa per l'amico Antonello Pipitone dell'IPE, tra l'altro cognato di Valeria Lestra, non c'è a Palermo ma ha chiamato ora, ci ha fornito le magliette, quindi Bene. Bravo! Abbiamo venuto per questo al Mazzara, all'SD Mazzara, lo consegniamo alla zia Lina, la sorella di papà, la consegna a Nicola Terranova, allenatore. Forza Mazzara! Adesso ci sono le magliette per il sindaco e per tutti, noi andiamo a giocare. Presidente. Benissimo, sia chiaro, il risultato è scontato, partito prima, senza facevo contare. Già ci sono già organizzato. Sindaco Nicola Cristaldi, oggi si ricorda una figura importante per Mazzara e per il calcio di Mazzara, Pino Bruno, educatore dello sport, calciatore e uomo di sport vero, come ce ne sono qui a Mazzara. Sì, veramente, un uomo di sport vero, nel senso che non soltanto
tanto amava giocare con lo sport, ma soprattutto amava contribuire alla crescita della gente, dei ragazzi, dei bambini, attraverso lo sport. Pino Bruno è stato una persona amatissima nella nostra città, non soltanto nel mondo calcistico, un galantuomo, una persona che ha saputo affrontare piccoli e grandi problemi della vita anche con un grande senso dell'ironia. Qualunque problema ci fosse davanti, trovava sempre il metodo per superarlo con un sorriso. Oggi ricordiamo Pino Bruno, ma abbiamo preso Pino Bruno anche come una sorta di esempio delle tante persone che hanno dedicato la loro vita alla crescita della città attraverso lo sport.